Buongiorno e bentrovati. Come promesso, 12.30 fino alle 14.30 torniamo da voi, con voi per una nuova puntata insieme. Prima parte con Don Roberto Ponti, Ciao buongiorno. Stefania, bentrovata e dopo tutto il lavoro di ieri penso che hai avuto tempo di riposarti un po'. Sì, abbiamo fatto mente locale, anzi, abbiamo nuove informazioni da condividere, quindi insomma, si preannuncia anche questa una puntata intensa. Per prima cosa, però, il nostro appuntamento oggi un nome non consueto, ma una storia invece Una da storia molto ricordare. bella che parte da Cipro perché Barnaba, il santo di oggi apostolo, non forse dei 12 apostoli, ma apostolo proprio per la funzione che ha avuto nella chiesa primitiva, quindi una personalità molto importante nella storia della chiesa, è legato a Cipro perché è nato lì, si chiamava Giuseppe, detto Barnaba o anche il figlio dell'esortazione, quindi una personalità che era capace di stare vicino agli altri, di appoggiarli, di farli crescere, come ha fatto soprattutto con San Paolo, perché l'ha pescato, diciamo così, è stato il suo talent scout dove si trovava. In un certo senso un po' messo da parte a Tarso e l'ha portato ad Antiochia, che è stata poi la base, Antiochia di Siria, la prima comunità cristiana più forte nell'evangelizzazione. È proprio ad Antiochia che dicono gli Atti degli Apostoli, capitolo 11, che furono chiamati cristiani, i discepoli di Gesù, e lì Barnaba con Paolo partono per l'evangelizzazione e poi si dice che Barnaba sia stato il primo evangelizzatore di Milano. Sono delle leggende che hanno qualche cenno di verità e comunque delle belle tradizioni che fanno capire come la chiesa di Milano è molto antica e vicino alla Basilica di Sant'Eustorgio c'è un battistero, comunque ci sono i ricordi di un battistero, di una vasca battesimale dove si dice che San Barnaba abbia battezzato i primi cristiani a Milano. E poi c'è ovviamente la chiesa di San Barnaba che ha dato origine anche con Sant'Antonio Maria Zaccaria ai Barnabiti che sono legati a questo nome proprio perché hanno avuto origine vicino nella chiesa di San Barnaba che è vicino diciamo dietro il Duomo, dietro la cerchia dei Navigli dove adesso c'è anche il Collegio Zaccaria, quindi sono zone centrali di Milano molto storiche. Ecco, abbiamo anche rispolverato alcuni dei percorsi che molti di noi fanno, se non quotidianamente, comunque chi passa da Milano, quelle zone, Eh quelle sì, sono zone chiese, quelle. vicino all'ospedale, a zone molto centrali, anche legate a tante tradizioni della vita della Chiesa ambrosiana. Ecco, ora arriviamo al nostro titolo. Un po' complicato, ma secondo me quando inizieremo a parlarne capiremo anche il perché, no? Dell'autorità come Beh, servizio. diciamo che parlare di autorità come servizio significa andare un po' al cuore del Vangelo perché è Gesù stesso che dice: sono venuto proprio per servire, non per essere servito. Però legare questo all'autorità a volte fa un po' fatica perché siamo di solito abituati a legare l'autorità a un potere, non a un servizio. È vero. E invece il Papa ieri l'ha ricordato anche perché abbiamo visto anche dai media nazionali, è stato ospite del Campidoglio, quindi del luogo dell'amministrazione più antica della città di Roma, sul colle dove c'è il Campidoglio, immagini anche interessanti insieme al sindaco Gualtieri e ha fatto un discorso in cui ha toccato tanti aspetti, un discorso molto elaborato anche con accenni storici e magari ne sentiamo una prima parte. Assolutamente, andiamo ad ascoltarlo insieme. Vengo a incontrare voi e tramite voi l'intera città che pressoché dalla sua nascita, circa 2800 anni fa, ha avuto una chiara e costante vocazione di universalità. Per i fedeli cristiani questo ruolo non è stato frutto del caso, ma è corrisposto a un disegno provvidenziale.
Roma antica, a causa dello sviluppo giuridico e della capacità organizzativa e della costruzione lungo i secoli di istituzioni solide e durature, divenne un faro a cui molti popoli si rivolgeranno e si rivolgevano per godere la stabilità e sicurezza. Tale processo le ha permesso di essere un centro irradiante di civiltà e di accogliere persone provenienti da ogni parte del mondo e di integrarle nella sua vita civile e sociale, fino a far assumere a non pochi di loro le più alte magistrature dello Stato. Questa cultura romana antica, che sperimentava indubbiamente molti buoni valori, aveva d'altro canto bisogno di elevarsi e di confrontarsi con un messaggio di fraternità, di amore, di speranza e di liberazione più grande. L'aspirazione di quella civiltà giunta al culmine del suo fiorire offre un'ulteriore spiegazione del rapido diffondersi nella società romana del messaggio cristiano. La fulgida testimonianza dei martiri e il dinamismo di carità nelle prime comunità, quelle comunità di credenti, intercettava il bisogno di ascoltare parole nuove, parole di vita eterna. L'Olimpo non bastava più, bisognava andare sul Golgata e presso la tomba vuota del risorto per trovare le risposte all'anelito di verità, di giustizia e d'amore. Ed ecco qui le parole. Sì, il Papa ha fatto un po' un collegamento tra l'evoluzione di Roma come centro importante, storico, per la società del tempo, un polo d'attrazione che poi ha saputo recepire l'annuncio del Vangelo e è quasi stato naturale per Roma, l'impero romano, accogliere il Vangelo in continuità con la sua evoluzione storica e la sete di avere una verità ancora più forte e più vera, più autentica da vivere, da impersonare. E questo è un po' il collegamento tra la Roma antica e la Roma cristiana, che poi fa diventare Roma il centro della cristianità e quindi il luogo che diventa anche il momento, il luogo dove devono confluire le persone per il giubileo. Ed è anche per questo che il Papa è stato ospite al Campidoglio, proprio perché c'è una collaborazione che deve diventare ancora più forte in vista del giubileo del 2025. Il Papa approfondisce e dice qualche cosa di più anche su questo. Abbiamo un servizio, lo vediamo insieme sul giubileo. Ringrazio vivamente a questo proposito le autorità comunali per l'impegno profuso nel preparare Roma ad accogliere pellegrini nel prossimo giubileo, e ringrazio il governo italiano per la sua piena disponibilità a collaborare con le autorità ecclesiastiche per la buona riuscita del giubileo, confermando la volontà di amichevole collaborazione che caratterizza i reciprochi rapporti tra Italia e la Santa Sede, che sono rapporti umani, no? Tante volte la meschinità può portarci a pensare che i rapporti sono dei soldi. No, questo è secondario. Sono i rapporti umani fra le autorità. Roma è la città dello spirito universale. Questo spirito vuole essere al servizio della carità, al servizio dell'accoglienza e dell'ospitalità. Pellegrini, turisti, migranti, quando si trovano in gravi difficoltà, i più poveri, le persone sole, quelle malate, i carcerati, gli esclusi, siano più veritieri testimoni di questo spirito. E per questo ho deciso di aprire una porta santa in un carcere.
e questi possano testimoniare che l'autorità è pienamente tale quando si pone al servizio di tutti, quando usa il suo legittimo potere per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e in modo particolare dei più deboli e dei più ultimi. E questo non è solamente per voi politici, anche per i preti, per i vescovi. La vicinanza, vicinanza al popolo di Dio per servirlo, per accompagnarlo. Continua in Roma a manifestare il suo volto, volto accogliente, ospitale, generoso, nobile. Ecco, è certo un messaggio forte, soprattutto quando viene comunicato anche di aprire una porta santa in un carcere, per dare un messaggio forte. Eh sì, diciamo, è l'interesse dell'autorità come servizio che deve andare incontro a chi ha più bisogno di vivere il giubileo per sentirsi nuovamente accolto e per fare un cammino di vera, autentica redenzione, di autentico cambiamento, di autentica conversione. Chi più di chi vive l'esperienza della privazione della libertà ha bisogno di fare un cammino per recuperare quello che ha perso e quindi reintrodursi, secondo poi la giustizia e tutti i percorsi che ciascuno deve fare, nella società. E poi l'altra frase interessante che il Papa ha un po' sottolineato è dire: i rapporti non sono solo economici, sono umani, anche quando si mettono insieme le varie parti, il Vaticano, il Comune, il Governo, per preparare il giubileo. Non lo si fa mettendosi uno accanto all'altro soltanto per interessi economici, ma c'è l'umanità che conta. Quindi questo fa capire come il Papa punti molto a vivere il giubileo con questa dimensione di forte fratellanza, di umanità, che deve pervadere anche questi momenti di grande fede, di grande conversione, e che non possono essere ridotti a prepariamo le strade, prepariamo le piazze, prepariamo l'accoglienza e vediamo che cosa si spende, che cosa si guadagna. C'è qualche cosa di più a livello di fede, ovviamente a livello umano, che va portato avanti nel modo giusto. Ecco, poi l'applauso spontaneo che è venuto alle persone, poche, abbiamo, noi siamo abituati a vederlo parlare. Era nell'aula Giulio Cesare, ecco, con i consiglieri capitolini. Sì. Ecco, e lì è partito proprio un applauso spontaneo, come a anche volevo dire, finalmente, cioè ci voleva qualcuno che ricordasse. No? Bisogna, anche certe cose le può dire il Papa, quando vengono dette da altri magari non sono ritenute così con la giusta attenzione, il Papa può dire che c'è un rapporto che va costruito, che non è solo economico, c'è un'attenzione reciproca che va sostenuta, e che l'autorità, la vera autorità, è un servizio. Grazie mille Don Roberto Ponti. Grazie Stefania e buona continuazione. Sì, ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, saluto e ringrazio qui con me Marco Bestetti di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, com'è andata questa tornata? Va bene, bene, io devo dire che sono molto soddisfatto sia come partito che personalmente, perché io sostenevo due amici candidati che sono stati entrambi eletti in Europa. Il risultato dei Fratelli d'Italia e della Meloni è davvero straordinario. Dici nome, vogliamo i nomi, noi oggi siamo sui nomi. Pietro Fiocchi e Maria Teresa Vivaldini, i due nuovi europarlamentari. Sì. Beh, Pietro Fiocchi è un parlamentare uscente che è stato riconfermato, e Maria Teresa Vivaldini invece è una bravissima sindaco del suo territorio nella Bresciana, che è stata eletta anche lei molto bene. Siamo assolutamente fiduciosi che potranno fare un buon risultato, un buon lavoro, e poi lo straordinario risultato dei Fratelli d'Italia, sinceramente ben oltre le aspettative, perché il 29% a livello nazionale, in Lombardia addirittura il 31%, è molto lusinghiero. Siamo grati e riconoscenti agli elettori che ci hanno confermato la loro fiducia, ma siamo anche ben consapevoli che questa fiducia non dovrà essere tradita, quindi lo consideriamo come un mandato ad andare avanti con ancora maggior determinazione. Allora, e forza. Mi hanno inquadrato Enrico Federighini, lo saluto e lo ringrazio, gruppo misto, grazie, ben trovato, consigliere comunale.
Ecco, allora, diciamo che questi dati poi noi li analizzeremo molto bene in questa puntata, perché da una parte sicuramente il partito che ha preso più voti a livello nazionale, poi ci sono anche le grafiche, lo dico alla regia anche se so che ora è impegnata perché stiamo cercando di collegarci anche col meteo che normalmente alle 12:50 noi sentiamo, però a livello nazionale sicuramente la vittoria principale dei Fratelli d'Italia è poi appunto il PD, che comunque ha saputo in qualche modo tenere testa dall'opposizione. Su Milano invece la questione è diversa e quindi staremo ad analizzare. Tu avevi qualcuno che sostenevi in particolare? Niente, perché non trovavi una... Devo dire allora, su Milano in un'elezione in cui hanno contato, soprattutto diciamo per lo schieramento di centrosinistra, soprattutto figure di immagini simboliche, devo dire che il risultato che ho ottenuto a Milano Maran è un risultato molto significativo, diciamo. Io sono particolarmente legato e do particolarmente importanza ai voti che riflettono e rispecchiano, come dire, al di là delle comprensibili, sì, soprattutto su elezioni europee, politiche d'immagini, figure simboliche, un lavoro svolto localmente e i risultati che questo lavoro deve produrre. Certo che Maran è uno dei casi, nel senso non ce ne sono tanti in Italia. Maran è uno che ha preso 45.000 preferenze, di cui 22.000 volevo dire soltanto a Milano, eppure probabilmente potrebbe non rientrare, perché se Zan mantenesse quel posto e non scegliesse il nord-est, a quel punto lui sarebbe fuori, considerando poi quello che già ha detto Sala. Sì, aveva detto che comunque quel posto non sarebbe più stato suo da assessore. Sì, questa è una situazione particolare. È una situazione particolare che però, ripeto, si inquadra all'interno di elezioni europee dove si vede questo paradosso. Da un lato sono state quelle meno partecipate, questo è un segnale grave, significativo, indipendentemente dal fatto di chi comunque, lo diceva prima il collega Bestetti, ha avuto un risultato molto buono come Fratelli d'Italia e come credo anche il PD. Però un calo forte della partecipazione è un elemento determinante per raccogliere voti in figure totalmente sganciate dal territorio, dalle realtà locali, simboliche, a volte addirittura contraddittorie. Cioè il ragionamento che tu facevi su Milano. Sì. Su Milano però noi, se mettiamo assieme questo 55%, ci sono forze però che sono contrarie alla guerra e forze che chiedevano e continuano a chiedere l'invio di armi e di soldi di armi a Kiev, per dirti. Sì. Quindi diventa un po'... Vediamo il post Bestetti che ha pubblicato il sindaco questa mattina, che appunto dice: noi saremo quelli della ZTL, facendo vedere il grafico della città di Milano, di come ha votato, e poi sottolineando il fatto che appunto il lavoro paga sempre. Questi sono i vari municipi, municipio 1 con tutti i votanti, come vedete anche negli altri, con le percentuali, i valori e appunto la situazione che vede in tutta la città comunque una preferenza. Ma intanto io mi permetto di dire che invito i cittadini ad andare sulla pagina Instagram del sindaco Sala, dove ha pubblicato questo post, e sì, Leggere i commenti sotto. Beh, quello lo faccio sempre per tutti, ecco. Devo dire che mi apre dei mondi e molti di questi commenti, giusto per contestualizzare questo risultato, ricordano al sindaco che si è votato per le europee, non per le elezioni comunali. E ci sono diversi cittadini che dicono che, pur essendo di sinistra e che quindi avendo votato alle ultime europee, partiti di centrosinistra, scrivono che non commetteranno lo stesso errore la prossima volta, visti i risultati molto scadenti di amministrazione che la sinistra sta garantendo in città attraverso il suo sindaco e la giunta. Quindi io poi, per carità di Dio, non voglio rovinare la festa a nessuno, però magari se fossi il sindaco sarei un pochino più prudente ad intestarmi i risultati in città legati alla sua amministrazione. Era un voto europeo, di elezioni europee, che seguono delle logiche europee. Non credo che chi ha votato a Milano l'abbia fatto sulla base del fatto che le strade siano più o meno pulite, i mezzi pubblici funzionino meno. Allora, che Fedrighini vuole è un voto europeo, e basta, ripeto, leggere i commenti sotto quel post per rendersi conto che molti elettori di centrosinistra hanno detto: guarda, caro sindaco, che alle europee ho votato a sinistra perché sono di sinistra, ma scordati il mio voto alle prossime comunali. Allora, Fedrighini, arrivo da te dopo, però l'appuntamento
appuntamento col meteo, ce l'abbiamo fatta. Paolo Corazzon, buongiorno. Ma buongiorno, buongiorno Stefi, buongiorno a tutti. Tra l'altro forse era meglio non collegarsi, no, perché ho notizie tremende da darvi, tanto fantastico, per cambiare. No, sì, ma vediamo dei nuvoloni live dalla nostra webcam. Sì, già in molte zone della Lombardia centro-orientale sta piovendo, per ora la parte più a ovest è salva, ma in realtà le corse pomeriggio, ma ancor più della sera, arriveranno temporali in tutta Lombardia. E attenzione, stasera rischiamo la grandine, stasera rischiamo temporali di forte intensità, davvero sapere che non si sblocca, e domani tanto quanto, domani sarà un'altra giornata a insieme di pioggia quattoni. Però da giovedì, se Dio vuole, la situazione sembra sistemarsi un po' anche verso il weekend, quindi c'è da passare oggi e domani e poi piano piano situazione in discesa. Tra un po' saremo in vacanza, non abbiamo ancora visto il sole praticamente. Arriverà. No, poi c'è il concerto di Vasco Rossi, visto che la nostra webcam punta anche a San Siro. C'è il concerto di Vasco. A rischio. Nel senso che rischio di prendere l'acqua al concerto. E la grandine anche, da quanto capisco. Allora, sì, il rischio delle grandinate purtroppo è abbastanza alto. Poi sono molto localizzate, quindi la speranza è che non prenda proprio lì, se no che macello. Però purtroppo in serata, sia oggi che domani, avremo temporali forti sulla Lombardia. Grazie Paolo, un saluto. Ciao, a presto. Buon lavoro. Sì, so che effettivamente, non so voi, ma io nelle varie chat per eventi, centri estivi, campus, il meteo è l'argomento. È il protagonista, anche perché non si sa né quando né come ti arriverà un acquazzone in testa. Ormai la situazione è questa. Federighini, tu ne sei un esperto. Però per rispondere a Bestetti, no, ma, cioè, lui dice non è così automatico. Magari uno voleva votare PD o sinistra alle elezioni. Io infatti andrei. Ribalterei il discorso, eviterei di fare propaganda da un lato e dall'altro, direi c'è questa situazione su Milano, ci sono questi dati e vediamo in che modo costruire su altre basi, almeno che qualcuno non pensi di candidare alle comunali la Salis o Mimmo Lucano, altre cose, ecco, cerchiamo di lavorare concretamente su quelli che sono gli elementi di crisi, di prospettive, di progetto che dobbiamo costruire come centrosinistra su Milano. Questo è un voto che non fa testo, purtroppo, tranne che un caso, poi magari vorrei parlarne, sì, dei Verdi di Bolzano, straordinario, che in controtendenza con quello che è il pessimo risultato dei Verdi europei in Germania, in contrasto con il buon risultato che hanno avuto invece i Verdi in Italia, i Verdi di Bolzano fanno un exploit a livello continentale incredibile. E le ragioni secondo me andrebbero studiate. Ecco, dopo ci dirai queste ragioni, perché siamo curiosi. Sentiamo se c'è un amico da casa o un'amica. Pronto? Buondì, sono Antonio da Monza. Buondì Antonio, prego. Vorrei dare il mio pensiero politico riguardante le elezioni europee. Sì. Io quello che tengo a precisare, che a nord il centrodestra ha preso molti voti, a sud li ha presi il PD. Ci dobbiamo mettere in testa che al comando della nazione Italia, che fa gli interessi dell'Italia, c'è la Giorgia Meloni, che è una donna di 44 anni, non è una manager, però è una donna, mi scusate dirla, alle palle, e va in Europa a farsi valere, a fare gli interessi della nazione Italia, del nord Italia, che lavoriamo per mantenere al sud. Il PD è andato a promettere i posti di lavoro giù in meridione. Va bene Antonio, abbiamo accolto questa telefonata, un pugno al cuore delle femministe dicendo questa frase, no? Perché c'è una donna. Invece no, ha reso grande onore invece alle donne caparbi, determinate, tenaci come Giorgio Meloni, che stanno combattendo e dimostrano di farsi valere nelle istituzioni. È una donna con grinta, credo, non gliela spiego, perché quando si dice con gli attributi, vabbè, si dice che la donna è come l'uomo, invece anche la donna, come voleva dire lei, l'ho spiegata. Per non essere maleducato. Intendeva esattamente questo, e quindi credo insomma che sia stato invece un bel inno alla tenacia delle donne che, quando hanno l'opportunità di farsi valere, dimostrano le loro capacità. Ecco, questa invece divisione che lui ha notato, perché l'abbiamo data anche noi dei dati, quindi tra il nord e il centro-sud, chi vota chi, cosa indice? Ma allora dipende da molte situazioni, dipende da quanto e come ha trainato anche il voto comunale, il voto locale, che ha agganciato maggiormente alla sfera territoriale un voto, quello delle europee, che è puramente un voto, come dire, di immagine, sganciato veramente, purtroppo, dico,
dalle realtà locali, territoriali, talvolta anche nazionali, rispetto a quelle che sono alcune scelte fondamentali che l'Europa dovrà essere chiamata a fare. Prima fra tutte il ruolo dell'Europa nei confronti della NATO, nei confronti del conflitto in Ucraina, nei confronti delle relazioni, dei rapporti con la Russia, nei confronti della costruzione della pace, non semplicemente foraggiando l'industria delle armi. E su questo troviamo delle forti differenze all'interno degli stessi schieramenti, ma come dire, il miraggio delle elezioni europee ha cancellato queste differenze che poi da oggi, non da domani, da adesso si ripropongono per quello che sono le discussioni e le scelte importantissime che devono essere prese. Non a caso citavo il tracollo storico della patria storica dei Grünen, dei Verdi in Germania. Ecco, noi adesso ovviamente stiamo rivedendo qui la grafica di Milano, però quello che tu dici sicuramente è indicativo e molto interessante. Faccio un esempio, in zona 1, la Salis ha preso 1200 voti, ne ha presi quasi 3000 in altri quartieri periferici. Non è possibile fare un paragone ed estrapolare il consenso su scala locale con queste elezioni. Cerchiamo di impostare un discorso serio. Certo. A Milano c'è un forte centrosinistra, c'è un forte centrosinistra in una situazione in cui i voti però stanno diminuendo, la partecipazione al voto diminuisce e temo che diminuirebbe ancora di più a livello amministrativo. Allora troviamo le occasioni di rilancio, non di giustificazioni di politiche che presentano delle riserve che devono essere corrette, secondo me. Ecco, arriva un bel messaggio da casa, dice ma... No, però non era questo, scusate, perché poi vabbè, siamo sicuri che, vediamo se lo trovo, altrimenti ve lo leggo dopo la pubblicità e mi prendo il tempo di ritrovarlo. Sì, perché poi quando vedete che prendo il telefono in mano me ne scrivono 550 tutti insieme e io non li trovo più. Li prendo, li raccolgo, ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco. Bene, mi sono fatta trovare pronta dopo la pubblicità, ho aperto già alcuni dei messaggi così. Allora, buongiorno, siete sicuri che i risultati ottenuti dai partiti sarebbero stati gli stessi se non fossero stati candidati big politici? La più grande presa in giro degli elettori negli ultimi 50 anni. Poi leggiamo anche gli altri, però iniziamo da questo. Effettivamente, guardando anche l'analisi di tutti quei voti che hanno preso la Salis, che ha preso Vannacci, che ha preso la stessa strada, sono tutti voti di big che rappresentano un qualche cosa. Poi partiti ancora meno. Ma innanzitutto credo che sì, il voto sia stato anche in parte condizionato da queste candidature simbolo. Per esempio, credo che il risultato oggettivamente strabiliante di Alleanza Verdi Sinistra sia stato trainato sensibilmente dalla candidatura della Salis, che è stata, credo, candidata anche proprio con questo obiettivo. Quindi sì, è stata una scelta voluta, molto mediatica, che è stata elettoralmente pagata. Ma anche nella Lega, la candidatura di Vannacci, un uomo insomma molto chiacchierato, molto discusso, che ha sicuramente catalizzato l'attenzione mediatica nelle ultime settimane, negli ultimi mesi su di sé, e quindi credo che abbia contribuito a portare un risultato, un valore aggiunto alla Lega. Poi in realtà, per esempio sull'esempio Lega, c'è chi si divide, dire sì, da un lato ha tenuto in piedi la Lega, altri ti dicono ma io non l'ho votata proprio perché c'era Vannacci. A partire dal suo fondatore Bossi, che insomma ha avuto qualche elemento di dialettica negli ultimi giorni. Visto. Quindi diciamo ci sono sempre un po' i pro e i contro, però sicuramente le candidature di questi big o persone d'immagine hanno in alcuni casi, credo, segnato più i partiti un po' più piccoli, perché non credo che le candidature di Elish Line o di Giorgia Meloni o di Antonio Giorgia Tajani Meloni è stata in assoluto la più votata anche a Milano, sì. 48.436 preferenze e ha preso 623.000 voti personali. Grandi preferenze, però sui partiti più grossi forse l'elemento della candidatura forse è inciso meno, no? Sul traino di consenso popolare. Comunque è stato sicuramente un elemento. Poi Giorgia Meloni è stata straordinaria anche dal punto di vista comunicativo. Mi è piaciuto molto questo passaggio che un mese fa
ha fatto chiedendo ai cittadini di votare scrivendo semplicemente Giorgia per mantenere, no, questo contatto diretto. Allora, la mia curiosità è sapere quanti di questi hanno scritto davvero solo Giorgia. Prima o poi lo avremo. Non lo so, secondo me no, perché è un voto che viene attribuito automaticamente a lei, quindi non c'è una distinzione. Però è stato un bel messaggio, secondo me molto carino, di avvicinamento della politica alla gente senza barriere, un po' come Berlusconi lo chiamavano tutti Silvio, il suo popolo, la sua gente, e anche Giorgia Meloni ci tiene ad essere chiamata col nome con cui tutti le scrivono ancora Giorgia, non la chiamano Presidente, non la chiamano Meloni, la chiamano Giorgia. Questo credo che sia comunque bello per il rapporto alla pari che è la bello politica deve avere con i cittadini. Secondo te? Sì, anche se diciamo stiamo parlando sempre di marketing, cioè anche l'immagine della Meloni che giustamente si è data e sta dando dei ritorni utili anche qui, frutto di attenti studi, accurate valutazioni, accurate operazioni di comunicazione. Così come Berlusconi citato prima. Ma lo stesso appellativo con cui lei stessa si è definita salutando De Luca. Sì, beh, rispondendo a un insulto di De Luca, diciamo. Molto, molto discussa come cosa, però lui dice era studiato, la telecamera era lì, quindi era fatto. Vabbè, sicuramente non credo che l'abbia improvvisato, ma è stata, credo, una risposta molto elegante a una caduta di stile volgare e davvero evitabile da parte del presidente De Luca, quindi ha risposto, devo dire, alla Meloni a tono, con simpatia, ironia ed eleganza. Ha fatto bene anche lì, secondo te, Fedrighini? No, ma è molto abile, è oggettivamente molto abile, e questo rafforza ancora di più il fatto che la cura dell'immagine, il marketing in politica, soprattutto in queste elezioni, ha avuto un peso straordinario. Da questo punto di vista bisogna riconoscere che alcuni sono stati molto, molto, molto abili nell'operazione di marketing. Sì, però poi cosa ci daranno Vannacci, la Salis nel Parlamento europeo? Cioè loro prenderanno comunque per noi delle decisioni. Intanto hanno portato voti, hanno portato molta gente in Parlamento europeo. Sì. Con operazioni, faccio il discorso, ne parlavo prima, sicuramente l'Alleanza Verdi-Sinistra ha avuto un risultato importante, altre operazioni tipo su Maoro erano andate meno bene, questa volta hanno fatto la scelta che invece è pagante, e come con su Maoro tutti quei voti, adesso con la Salis, sono serviti a creare un gruppo di parlamentari. Che cosa faranno adesso? Io non lo so neanche se la gente, chi l'ha votato, seguirà, si ricorderà, valuterà che cosa fanno, che cosa avranno fatto, se meriteranno ancora il voto. Non è una bella cosa che sto dicendo, ma credo che sia la politica di il voto di immagine, il voto di marketing, frutto di operazioni di marketing, è questo, a differenza di quanto avvenuto di quanto avviene in altre situazioni, dove invece è consolidato, per tante ragioni che non abbiamo adesso il tempo di spiegare, un rapporto più diretto sia di destra che di sinistra, della politica col territorio. Sulla Salis posso dire una cosa? Sulla Salis io adesso auguro ovviamente a lei di fare il miglior lavoro possibile, perché andrà a rappresentare anche me, purtroppo, ma rappresenterà tutti gli italiani al Parlamento europeo. Però una cosa ci tengo a dirla, mi auguro sinceramente, e faccio, diciamo, un appello a qualcuno del suo partito se ci ascolta, che la Salis vada comunque là per l'Italia e non per se stessa. Perché dico questo? Perché come sapete la Salis è sotto processo in Ungheria, e qualche maligno aveva denunciato il fatto che la sua candidatura alle europee e la sua conseguente elezione le avrebbe consentito di accedere all'immunità parlamentare che il Parlamento europeo riconosce ai suoi membri. Sì. E quindi tutta una serie di privilegi processuali che sono riservati ai membri del Parlamento, a differenza di tutti gli altri cittadini che invece devono sottostare ad altri tipo di regole. Ecco, mi auguro, per esempio, per dare una dimostrazione del fatto che la sua candidatura è stata mossa da nobili intenti, da grandi valori per tutelare l'Italia in Europa e non per tutelarsi da un processo, mi auguro che, dato che ora è stata eletta, rinunci espressamente all'immunità parlamentare e segua l'iter del processo, dimostrando in processo, difendendosi nel processo, e le auguro ovviamente di dimostrare la sua innocenza, ma che non si aggrappi all'immunità parlamentare, dimostrando quindi in quel caso di essersi candidata esclusivamente per sistemarsi le questioni processuali e non per fare un bene all'Italia. In passato era successo, no? E in passato era successo, io condivido questa opinione di Bestetti, peraltro è una persona per bene, però lui conosce meglio di me, credo, la storia di Forza Italia, il fatto di candidarsi per evitare processi, diciamo che
in Forza Italia, come dire, è stato... Io un po' diverso, perché in Forza Italia i processi sono iniziati dopo l'entrata in politica di Berlusconi, sì, però... diciamo che c'è una conseguenza un po' diversa. Sì, la però... Salis prima ha subito un processo ed si è candidata, spero di no, ma qualcuno dice si è candidata per evitarlo. In Forza Italia il presidente Berlusconi è stato assalito alla magistratura un minuto dopo essere entrato in politica, è un po' diverso. No, beh, non parlavo solo di Berlusconi, diciamo che il numero è abbastanza esteso, cioè insieme a persone, a galantuomini, persone come te, come molti altri, Forza Italia, insomma sappiamo le situazioni che c'erano, però condivido il principio. Beh, senti, ma secondo te tanta gente ha votato la Salis perché voleva aiutarla a evitare il processo, oppure anche per le cose che ha detto, perché lei è simbolo e l'emblema di una sinistra antifascista, l'ha detto lei stessa. Ma io non credo rappresenta tutta l'altra parte dell'estrema destra. Sì, io credo che ci sia, spero che ci sia stato più questa seconda valutazione. Io non so quanti di quelli che hanno scritto il nome Salis sulla scheda sapessero che facendo così le avrebbero consentito di accedere all'immunità parlamentare. Non lo so, ma non credo sinceramente che questo sia stato il principale motivo di votazione. Sicuramente vedono nella Salis una persona che, avendo aggredito anche, questa è l'accusa, avendo aggredito anche esponenti di destra in Ungheria, ed è il motivo per il quale oggi si trova sotto processo, si riconoscono in questo tipo di lotta violenta, che secondo me è da condannare senza se e senza ma, perché è giusto difendere le proprie idee con tutta la forza e determinazione possibile, ma senza mai scadere nella violenza, cosa che invece sembra che sia avvenuta nei confronti, anzi da parte della Salis e del suo gruppo di amici conquistieri. Quindi non mi piace molto che le legittime opinioni di sinistra, di chi l'ha votata, siano state rivolte a una persona che ha dimostrato di fare politica, diciamo, con violenza, e questo secondo me è sempre sbagliato. Diciamo, io spero che l'elezione della Salis, indipendentemente da quelle che sono state le reali motivazioni, però produca un fatto utile. Siccome nelle stesse condizioni della Salis ci sono in Italia, come trattamenti e come situazioni carcerarie, diverse persone che non si chiamano Salis, non hanno ricevuto nessun tipo di candidatura e non la riceveranno mai. Ecco, sarebbe molto carino se da parte della Salis e della forza politica che l'ha candidata questo diventasse un focus, al di là delle barriere, al di là delle convenienze politiche, al di là dei confini territoriali europei, questo fosse un elemento centrale. Ricordo di aver seguito dei dibattiti televisivi in cui appunto di fronte all'orrore che suscitavano le immagini della Salis in catena di processo, poi diversi avvocati, in commissione consiliare c'eri anche tu credo, hanno detto: guardate, questa è la norma anche in Italia. Queste procedure, queste modalità di trattamento sono esattamente la norma anche in Italia, e nessuno dice. E quindi nulla. Tu dici: mi auguro che comunque almeno si questo, prendano a cuore serva almeno a questo la questione. Sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto, sì, buongiorno, scusate se vi disturbo, sono Maurizio dalla provincia di Lecco. Nessun disturbo, prego. Allora, io sono, è da domenica dopo le 22 che sono molto nervosino e stavo cercando uno sfogo da qualche parte, ma visto che ieri non si riusciva a parlare da nessuna parte, ecco. Io volevo porre il problema. Quando una persona, un candidato, un gruppo, ma in qualsiasi campo, prende 1 milione di voti in meno, come si fa a dire che ha vinto? Allora, la Meloni ha preso 1 milione di voti in meno. Il PD ha preso 1 milione di voti in meno. Quelli che ne hanno presi, ne ha persi tanti sicuramente, sono il Movimento 5 Stelle, perché ne ha presi quasi 2 milioni. Però non bisogna guardare le percentuali, ma la percentuale non dice niente, perché non sappiamo di che cosa. La percentuale di che cosa? Dei votanti. La Meloni ha perso rispetto alle votazioni che abbiamo fatto quando è stata eletta 1.100.000 voti. Come fate a dire che la politica della Meloni è stata premiata? Primo. E l'ultima cosa che stavate parlando adesso, della Salis, no? Io sì, non l'ho votata, anche se sono di sinistra, perché io ho votato, ormai non voto più sinistra da quando c'è 5 Stelle. Però diciamo cose non vere. La Salis è un anno che è in galera, che non sanno se ha picchiato qualcuno, primo. Secondo,
perché io ho delle idee un po' più non moderate come no, cioè, ma, il signore riesce a stringere un attimo a dirci sì concetto. Voglio dire che la, il suo partito c'è ancora un simbolo che ha fatto morti, stragi e ha ammazzato un sacco di gente. Buongiorno. Buongiorno. Ma di chi si riferisce? Ai verdi di Fedreghini, sì. Dice. Credo, o gli alberi che cadono sul... Credo sul... La, la parte sinistra, credo la falce e martello. Sì. Che, ah, credo, ah, il simbolo del... del ah, può essere. Beh. No, io se posso rispondere sul tema della, del, del della chi ha vinto e chi ha perso. Allora, io parto da un assunto, ma le regole della democrazia partono da questo assunto, che chi non partecipa ha torto a prescindere. Nel senso che gli astenuti sono stati tanti, è aumentato il non voto, è una riflessione che dobbiamo sicuramente fare come, come convincerli fatto, a, a riappassionarsi sì. alla cosa pubblica, ma di fatto chi decide di non votare secondo me sbaglia due volte, uno perché infanga la memoria di chi è morto e si è sacrificato per darci questo privilegio della democrazia e della libertà, e già questo basterebbe per alzarsi tutti dal comodo divano e andare a fare il proprio dovere per commemorare, ricordare e onorare la memoria di chi non c'è più per averci dato questo privilegio, e due perché non partecipa alle scelte comunque democratiche di un paese, o in questo caso del Parlamento europeo, che comunque vengono prese. Quindi non è che chi non vota fa un dispetto a qualcuno, fa un dispetto solo a se stesso, perché non partecipa in alcun modo alle scelte politiche. Poi quando si dice che ma insomma, ma il mio voto cosa vuoi che conti? Io ricordo che l'Italia è una repubblica e non una monarchia, grazie al voto, a una differenza di voto di 2 milioni di voti rispetto a 60 milioni di cittadini. L'Inghilterra, la Gran Bretagna, è uscita dall'euro, dall'Europa, non era dell'euro, è uscita dall'Europa con una differenza di 1 milione di voti su 67 milioni di cittadini. Nel 2006 il governo italiano è stato scelto con una differenza di voti di 24 mila voti, cioè un quarto della capienza dello stadio Meazza, per intenderci, ha scelto di far eleggere il centrosinistra. Quindi ogni voto conta. Quindi chi ha scelto di non votare non ha partecipato a questa. La Meloni ha vinto perché dei votanti, di chi è andato a votare, il 30%, la larghissima maggioranza, ha scelto Fratelli d'Italia. Poi, se chi ha scelto di non votare se ne lamenta, la prossima volta vada a votare e voti contro la Meloni. Io cosa devo fare? Però degli italiani che sono andati a votare hanno dimostrato in larga maggioranza, e sono i numeri a dire, che hanno confermato la fiducia nel centrodestra. E ricordo e chiudo che la circostanza del sostegno al governo Meloni è un po' un unicum a livello europeo, perché quasi tutti i governi europei hanno subito delle profonde sconfitte elettorali a queste elezioni europee, quasi tutti, ad eccezione del governo italiano. Il governo italiano non solo ha confermato i voti di un anno e mezzo fa alle politiche, ma li ha addirittura conquistati e guadagnati di più, a conferma e riprova che la luna di miele tra i cittadini italiani e il governo sta proseguendo, sta continuando. Poi, se tutti quelli di sinistra hanno scelto di andare a votare, non possiamo farci niente noi. Allora, vediamo anche quelle immagini che stavamo mandando in onda sulle più votate, e tante donne, devo dire la verità, effettivamente, visto che prima nella telefonata se ne parlava, Giorgia Meloni sicuramente la più votata, dicevamo, ma poi Cecilia Strada, capolista del PD, ricordiamo ex presidente, l'abbiamo vista anche in questi studi, presidente di Emergency, figlia di Gino e Teresa Sarti, diciamo che è stata la più votata nel Nord-Ovest dopo la Meloni, con 283.145 voti. Poi appunto la sorpresa di AVS, quindi Alleanza Verdi Sinistra, con Ilaria Salis, che ha portato comunque a casa 21.000 e passa a preferenze, quindi e la seconda, poi la seconda parte, c'è cioè prima Vannacci e poi la Sardone, che era già uscente, è uscente, quindi ha preso 75.000 voti in tutta la circoscrizione e 8.000 e passa su Milano. Va bene, queste sono le donne più votate. Sentiamo una telefonata ancora, poi andiamo in pubblicità. Pronto? Sì, era solo per farvi capire una rettifica di prima. No, mi scusi, la ringrazio, prendiamo solo una telefonata a trasmissione, pubblicità tra poco. Rieccoci in studio. Allora, dicevamo, andiamo subito anche a vedere i dati delle comunali, perché anche qui c'è da fare una riflessione collettiva su quelli che sono i risultati nella... Noi abbiamo preso Lombardia, quindi sono quelli di Cremona, Pavia e Bergamo. Allora, da cosa possiamo partire? Chiedo alla regia di mandarmi la prima grafica, che così vediamo insieme. Il risultato è, ve lo posso già riassumere, che Cremona va al ballottaggio, mentre Pavia e Bergamo sono al centro-sinistra.
Come si commenta? Ve lo aspettavate? Questo va sui candidati? Ma questa insomma è la dimostrazione poi che il voto amministrativo segue le dinamiche proprie dell'amministrazione. Questo Bergamo, la Carnevale aveva vinto, aveva già annunciato la vittoria ancora prima, quando non avevamo tutte le sezioni, quindi questo parlo di ieri sera, e ha vinto col 55%, appunto rimasto un po' relegato a picella con i 5 Stelle. Prego, scusa. No, dicevo che il voto amministrativo segue delle dinamiche, delle logiche tutte proprie. Io ricordo 5 anni fa, per esempio, la Lega alle europee nello stesso giorno conquistò un risultato straordinario, davvero notevole, ma capitò ed è capitato che nello stesso giorno, negli stessi comuni, nelle stesse sezioni, ci fu per il voto amministrativo invece uno stravolgimento, un ribaltamento, proprio perché ci sono delle dinamiche, dimensioni giustamente diverse. Uno vota per l'Europa in un certo modo perché è un voto europeo, e poi per il suo comune sceglie l'amministratore, il sindaco, il consigliere che ritiene più meritevole di questo incarico. Quindi ci sono diversi ballottaggi interessanti ancora da fare nelle prossime tra 2 settimane. Sicuramente il voto delle amministrative è un voto sul quale il centrodestra deve imparare a fare di più e fare meglio, perché storicamente noi veniamo un po' penalizzati, il nostro elettorato riusciamo a coinvolgerlo meno nel voto amministrativo, e questo secondo me è un qualcosa su cui dobbiamo riflettere e capirne le ragioni, se si tratta magari di candidature non particolarmente appetibili, o perché non li mobilitiamo a sufficienza, o non spieghiamo i progetti per le nostre città. Dobbiamo, credo, fare una riflessione, perché questo elemento di debolezza sul voto amministrativo è, credo, oggettivo, e bisogna ammetterlo ancora prima di farlo dire avversari, ammetterlo noi, e su questo bisogna lavorare. Qualche segnale invece buono e positivo l'abbiamo conquistato anche ovviamente sulle elezioni amministrative. Su altre realtà mi piacerebbe invece, sui capoluoghi di provincia in Lombardia, mi piacerebbe per esempio fare una riflessione, perché in un momento in cui il centrodestra a livello politico, sì, anche in queste elezioni amministrative, stacca di 20 punti il centrosinistra in Regione Lombardia, nei capoluoghi di provincia credo che sia anomalo, per quanto ci riguarda, continuare a perdere molte città, Bergamo. Rivediamo Pavia, Bergamo, così la commentiamo anche con Fredrichini. Eri d'accordo sul discorso? Tu dici potrebbe valere per Milano poi questo? Credo che valga per Milano. Non è possibile sovrapporre i dati, il dato delle elezioni europee col dato amministrativo. È una cosa diversa. Questo è Bergamo, poi vediamo Pavia, che così i due al centro-sinistra, anche qui era in vantaggio Lissia del centro, dell'alleanza, no? Tra centro-sinistra e Movimento 5 Stelle, che ha vinto non per un grandissimo distacco, però insomma 52-9 anziché 45-1 di Cantoni. E poi resta il ballottaggio aperto invece per la città di Cremona, invece, e adesso lo vedremo anche insieme da... Ma infatti il ragionamento, tornando sull'aspetto dei comuni e della relazione che il voto locale può avere con le europee, c'è un caso straordinario, unico, sì, che ti citavo prima, di Bolzano. Bolzano, l'Alleanza Verdi Sinistra, è il secondo partito, è stato anche lì un risultato molto forte di Fratelli d'Italia, e l'Alleanza Verdi Sinistra ha preso 3 volte la percentuale che ha preso l'Alleanza Verdi Sinistra a livello nazionale. Il secondo partito, prima del PD, prima del Sud Tirol e Volkspartei, il secondo dopo Fratelli d'Italia. Non ha candidato la Silis, non ha candidato nessun nome altisonante di immagine, di marketing. C'era la brava Brigitte Foppa, che da 10 anni è consigliera comunale, presidente della Commissione Mobilità, e che ha fatto di Bolzano un modello europeo di mobilità sostenibile, di riduzione, senza fare le lotte, i pedoni contro le bici, contro le auto, privilegiando la mobilità, trasporto pubblico, mobilità ciclabile e le auto che non invadono, non occupano ogni spazio, con la soddisfacimento di tutti. Bolzano funziona, ha preso 30.000 voti, la candidata più eletta, non è passata, ma ha preso 30.000 voti, portando Alleanza Verdi Sinistra al secondo posto, nel momento invece in cui il Movimento Verde, dove è più consolidato nella tradizione in Germania, ha avuto un tracollo pesantissimo. Questo è interessante, questo, sì, legame di come poi l'azione del territorio, quando giochi su quanto tu hai fatto, non hai detto, parlato, che sono capaci tutti, quanto hai fatto sul territorio ti porta anche in un'elezione europea, dove in altre situazioni conta solo
il nome di immagine, il nome simbolo, ad avere risultati interessanti che poi hanno un effetto anche a livello locale. Ma lì ci deve essere qualcosa di particolare, perché tra Bolzano, vicino a Trento, sono le città più anche felici d'Italia. Devono avere... Non lo so se sono... D'Europa addirittura, dicevano. Ma questo non lo so, anche perché sono classifiche che francamente... visto che prima ci eravamo arrebati per le percentuali, lasciare stare. Però sicuramente è un elemento di... come dire, rafforzamento della politica concreta, fatta di cose e meno di immagine. Per questo sarei molto cauto nel sovrapporre il dato delle europee a situazioni in altri contesti, ad esempio in Lombardia, in altre situazioni locali, a partire da Milano. Allora, sentiamo anche gli aggiornamenti. Attilio Fontana ha parlato rispetto alla situazione della Lega, invece, e ha detto: le critiche di Salvini al senatore dopo il voto, espulsione, Bossi non si tocca, non scherziamo. Insomma, diciamo che questa botta e risposta tra Salvini e Bossi, molto virtuale, perché poi non c'è nessun video che fa sentire questo, però è stato pesante. Beh, io devo dire, non è la prima volta che questo accade. L'ha detto lui stesso Bossi, che da tempo non gradisce la svolta che Salvini ha impresso alla Lega. È diventato un partito nazionale che, a suo modo di vedere, ha un po' abdicato al ruolo di, come dire, sindacato del nord, di tutela delle le realtà più locali. E Bossi questa cosa non l'ha mai digerita, non l'ha mai gradita, anche perché non dimentichiamoci che Umberto Bossi è stato spodestato dalla guida della sua Lega, del partito che ha fondato, al quale ha dedicato tutta la vita, proprio da un'operazione della quale faceva parte anche Matteo Salvini. Quindi che non ci sia, come dire, particolare simpatia tra i due, questo è cosa nota. E ha culminato qualche giorno fa nella dichiarazione di voto di Bossi, che avrebbe votato addirittura un altro partito pur di non sostenere la Lega, in quel caso peraltro dicendo che non gradiva, non apprezzava la presenza di un Vannacci all'interno delle liste, ma ha preferito sostenere in altri partiti persone più a lui più vicine. A me comunque spiace, perché ovviamente la Lega è un alleato importante di Fratelli d'Italia e non godiamo delle turbolenze che avvengono ai nostri cugini leghisti. Noi siamo dei cultori del centrodestra unito, e quindi il nostro obiettivo è che tutti i partiti di centrodestra crescano e conquistino anche consensi. Anche se adesso con Lara Magoni, vostra, eletta all'Europarlamento, si libererà un posto in giunta, e allora c'è chi già vocifera che Fratelli d'Italia abbia visto più forza, visto i risultati degli europei, che quindi anche la sedia di Bertolaso potrebbe vacillare. Ma io non sono molte speculazioni alle quali credo poco. Si parla di questa ipotesi di sostituire Bertolaso praticamente dal giorno dopo le elezioni, cioè ciclicamente ogni mese ne viene fuori una. Sempre su Bertolaso poi. Ma sì, ma poi se ne inventa sempre una nuova. Io credo che Fratelli d'Italia abbia dimostrato oggettivamente tutta la sua forza, confermando, anzi aumentando peraltro persino in voti assoluti il suo consenso in Lombardia. Quindi sono assolutamente certo che il presidente Fontana terrà conto di questi equilibri, ma non abbiamo alcun interesse come Fratelli d'Italia ad aprire fronti sulle poltrone, non ci interessa minimamente questo aspetto. Ci interessa invece incidere, questo sì, sulle scelte politiche di Regione Lombardia, e quindi stiamo lavorando per fare questo. Ma le beghe di sostituzione di un nome con un altro, di un poltrone con un altro, è un qualcosa che proprio non è nei nostri interessi, perché non interessa niente ai cittadini. Fedrini. No, io non mi voglio infilare in discussioni interne alla Lega, perché non è il mio partito, al massimo rispetto, però vista anche l'età, fatemi ricordare due episodi, uno su Bossi e uno su Salvini, che fanno capire il modo in cui, perché poi la gestione politica è molto complicata, ci sono tanti attori, tanti condizionamenti. Io di Bossi ricordo nel 1994 che partecipò il 25 aprile alla manifestazione, si prese tanti fischi in silenzio. Era il primo governo Berlusconi, la Lega era molto criticata per questa scelta, ha detto: noi siamo con la Costituzione, non abbiamo niente a che fare con i fascisti, e andò in piazza. Di Salvini ricordo nel 2010 un'uscita in Consiglio Comunale in cui propose di riservare le ultime
gli ultimi treni della metropolitana, gli ultimi vagoni della metropolitana agli immigrati. Ecco, questo posso mettere su due piani diversi i due caratteri. Ecco. Allora, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi torniamo, ci sono degli aggiornamenti su Milano, tra poco. Rieccoci in studio, allora vediamo un po' di messaggini. L'immunità parlamentare europea non può essere invocata quando si viene presa in flagranza di reato. Ho consultato la legge europea, dice Piera Dall'Odi, e la Salis mi sembra essere stata presa sul fatto. E poi ancora, la Salis sta creando ancora, nonostante appunto già dalla campagna elettorale, ora con Salis che applica la violenza per imporre le proprie idee, è un fascista anche se manifesta e vota per la sinistra. Vero, condivido. Condividi? No, io francamente non ho elementi per poter capire, la presunzione di innocenza vale per chiunque, non ho francamente elementi per dire se Salis ha fatto effettivamente quello di cui è accusata, quindi starei cauto prima di dare giudizi e manterrei, come dire, il ragionamento sotto un profilo politico di chi si è preso la responsabilità di scegliere questo tipo di candidatura. Se diventa veramente una candidatura, una figura che possa risolvere nelle opportune sedi giudiziarie la sua situazione, che di questa situazione ne faccio un'esperienza a beneficio di altri, quindi non utilizzarla pro domo proprio, ma per come molti, ricordo soprattutto nella storia del Partito Radicale, hanno fatto per delle ingiustizie del proprio caso di vita, un caso che si è rivelato un beneficio pubblico perché ha portato un miglioramento civico di norme, di legge, di trattamenti delle persone. Ecco, però non la conosco, non conosco lei, non conosco, immagino, le ragioni che hanno portato a candidarla e che si sono rivelate sicuramente più proficue politicamente rispetto ad altre scelte simili che erano state fatte di Sumaor e di altri. Vedremo adesso cosa accadrà. Certo che però quando si vuole i voti poi ci sono, nel senso anche i voti di quei giovani che si dice non gli interessa, sono disillusi, sono fuori sede, e tutti fuori sede sono andati e hanno votato. Oddio, in realtà no, ecco, questo per esempio è un dato che mi piacerebbe molto affrontare, perché ricordo, Enrico mi può essere testimone perché sarà arrivato anche a lui, tante discussioni che abbiamo fatto sulla possibilità di far votare fuori sede, l'ingiustizia, la scomodità di tanti ragazzi che avrebbero dovuto sostenere costi mica tanto, ma soprattutto disagi per tornare al proprio paese comune di residenza, eccetera. Bene, se ne parlava tanti anni, il governo Meloni ha introdotto, tra l'altro anche con un po' una certa fretta, perché siamo riusciti ad agganciare un provvedimento in Parlamento, abbiamo consentito finalmente per la prima volta nella storia delle nostre elezioni ai fuorisede di poter votare. Beh, il numero di studenti fuorisede che ha aderito a questa possibilità, a questa facoltà, è stato bassissimo. Pochissimi studenti fuorisede hanno usufruito, hanno scelto di usufruire di questo diritto che tanto invocavano. E questo, secondo me, è un elemento anche importante da analizzare, perché si diceva spesso che i giovani stavano lontani dalla politica, mediamente, lontani dalla politica perché la politica non dava neanche, per esempio, loro gli strumenti e l'opportunità di votare, per esempio, sugli universitari, gli studenti. In questo caso, in questa elezione, per la prima volta c'era questa possibilità. Ne hanno usufruito pochissimi. E quindi, insomma, se non si vuole neanche dedicare un quarto d'ora della propria giornata, perché stiamo parlando di un quarto d'ora, per esercitare una cosa secondo me preziosissima e potentissima che è il voto in una democrazia, questo è molto grave. Quindi se fino a ieri magari qualche elemento di responsabilità si poteva anche attribuire alla politica che non dava gli strumenti per votare, oggi questo alibi non c'è più. E quindi a me piacerebbe ascoltare e sentire il perché così tante centinaia di migliaia, forse milioni di studenti in giro per l'Italia, pur potendolo fare, non sono andati a votare. La scusa dell'essere fuori sede non c'è più. Qual è il motivo? Allora, per esempio, Pagella Politica dice il quasi 50% degli studenti
studenti fuori sede ha votato Alleanza Verdi. No, ma questi sono quelli, sono i pochi che sono andati, ecco, a votare. Infatti, ti stavo dicendo, andando sotto poi, questo numero, leggiamo, corrisponde al 4% dei circa 591.000 studenti fuori sede. Quindi solo una piccola percentuale ha chiesto di poter usufruire e quindi praticamente nel weekend ha poi effettivamente votato l'80% di quel 4, quindi è veramente pochissimo in effetti, sì. Pedrighini. Sì, sì, è pochissimo. È molto poco e conferma una... Cioè chi l'ha chiesto è perché aveva una motivazione valida per votare. Esattamente. Gli altri... Gli altri come oltre il 50%. Degli aventi diritto di voto in Italia non ha trovato una motivazione, questo è il problema vero, al di là delle situazioni anagrafiche, non ha trovato una motivazione per andare a esercitare questo diritto, è un fatto non secondario. Sì, perché poi è una questione anche di motivazione, nel senso che è la base di tutto, cioè oltre al fatto di cui ti parlavi, cioè che è un diritto... Viviamo una situazione difficile, in una situazione in cui sempre di meno hanno sempre di più, l'impoverimento allarga, voglio cambiare le cose. Se non uso lo strumento del voto vuol dire che chi si propone non mi garantisce la possibilità di cambiare le cose, questo è un fatto grave. Infatti, aprendo il Corriere per esempio adesso, gli stipendi in Italia fermi da 20 anni e non è colpa dell'euro, però le vere ragioni della frenata. Però posso dire anche su questo, io credo che davvero, faccio un appello a non so quanti giovani stanno guardando a quest'ora la trasmissione, però io cerco di ripeterlo sempre. Allora, è un fatto che un po' tutti i governi, la maggior parte dei governi, al di là del colore politico, non mi interessa in questo frangente, abbiamo un po' trascurato le nuove generazioni. Effettivamente in Italia si fa fatica da decenni a fare politiche di lungo respiro che guardino le prossime generazioni e quindi, la banalizzo, che facciano politiche per i giovani. È vero, oggettivamente è vero. Ma perché questa cosa avviene? Ma è molto semplice. Quando dall'analisi dei flussi elettorali, cioè di chi ha votato e chi ha votato chi, emerge che la larga parte di chi vota nel nostro paese ha più di 40 anni, 50 anni o 60 anni, comunque sono molto poco i giovani, ma è abbastanza naturale che chi governa è propenso a fare politiche di maggior, come dire, beneficio per... le persone che sono andate a votare, che ti hanno scelto, è abbastanza umano e comprensibile. E se si vuole scardinare questo meccanismo, mi rivolgo ai giovani, c'è solo un modo, quello di esercitare il proprio diritto dovere al voto. E quando dalle valutazioni, dalle analisi post voto, la brava Stefania Cattaneo dirà caspita, boom di elettori tra i giovani, boom di elettori tra gli studenti, chi ha ricevuto quei voti dovrà per forza tenerne conto se vuole continuare ad essere votato. E quindi il paradosso è che la principale causa di queste dimenticanze verso le prossime generazioni è paradossalmente, in parte, la larga astensione di queste categorie sociali e generazionali che stanno scegliendo di rimanere escluse dalla politica e non votando continueranno ad essere ancora più escluse dalla politica. Ecco. E quindi l'appello di andare a votare è nel vostro e nostro interesse. Certo, perché che... se votate in massa, al di là di quello che sceglierete, al di là dei partiti, ma se votate, cari ragazzi, in massa, chi in quel momento si troverà al governo sarà obbligato a tenerne conto nelle sue scelte. E questo è un bellissimo discorso anche da un giovane che insomma adesso inizia a non essere più neanche... Grazie, apprezzo. No, però dico sicuramente hai rappresentato per tantissimo tempo ancora la parte anche giovane, certo, del partito. Però dall'altra parte un cattivo, io in questo caso, potrebbe dire beh, inizia prima tu, nel senso inizia a fare delle politiche tu politico attrattive nei confronti dei giovani e poi i voti dei giovani arrivano. È un po' il caso della televisione. La televisione non dà stimoli intelligenti. Beh, è colpa di chi la guarda o chi la fa? Certo. È sempre uno scarico di colpe. No, poi il problema vero è veramente anche qui, a prescindere dalle differenze politiche, che soprattutto nel nostro paese siamo di fronte a una società di fatto bloccata. Cioè, a me non piacciono gli slogan semplicistici, ma se sei povero, rimani povero. Se non hai possibilità, è molto difficile che tu possa avere la possibilità di andare avanti con gli studi, col lavoro, con l'occupazione. Sei lì, sei in quello strato e lì rimani, qualunque sia la tua condizione di anagrafe.
Questo è il vero problema. È ovvio che i primi a soffrirne sono i giovani, sono le nuove generazioni. Ma è una situazione che però va anche al di là dell'aspetto puramente anagrafico. E poi perché non a caso molti giovani scappano all'estero. Ecco, ma se ci sono anche tanti della fascia dei genitori che vanno a votare, perché non riescono a trasmettere la stessa passione? Quando il figlio ti dice io non voto, tu sei d'accordo? Guarda, posso dirti, ci sono persone e persone. Io uno dei più begli incontri che ho fatto durante questa campagna elettorale l'ho fatto a casa di amici, genitori, che hanno deciso di ospitare a casa propria per una serata molto leggera una ventina, una trentina di amici, di ragazzi dei propri figli, vale. E mi hanno invitato per, al di là dell'aspetto politico e partitico di voto, abbiamo parlato molto poco di propaganda elettorale, ma ci tenevano che io venissi a parlare con questi ragazzi per rappresentar loro l'importanza proprio del voto. Abbiamo fatto una serata, devo dire, molto bella, dedicata esclusivamente a questo. È un confronto che è stato per me bellissimo. Mi hanno raccontato anche loro, insomma, che gli è piaciuto, gli ha fatto piacere. Però è un lavoro che si deve fare con costanza, con grande impegno, con grande tenacia, e dal confronto con questi ragazzi, dalle domande anche che mi hanno fatto, io ho proprio capito che ci sarebbe anche da parte loro una curiosità, una volontà magari di capirne di più, ma si sentono completamente travolti da questa marea di informazioni una contro la contraddittorie, molto politicizzate, addirittura alcuni in maniera forse parecchio utopica mi hanno detto ma ci piacerebbe che tu o altri tuoi colleghi veniste a fare questi momenti nelle scuole. E detto, sarebbe bellissimo, però c'è anche un po' il rischio di contaminazione, no? Perché ogni cosa che io dico, per quanto cerchi di rimanere oggettivo o si porta dietro, voglio dire, una propria visione del mondo politica, quindi probabilmente sarebbe sbagliato che io andassi a parlare ufficialmente, poi magari come rappresentante politico sì, ma che andassi a parlare ufficialmente oggettivamente, però sarebbe anche interessante anche questo, il fatto che dei ragazzi mi dicano sarebbe bello organizzare nelle scuole questi momenti al di là dell'educazione civica di turno, credo che possa essere interessante e utile, però credo che anche oggi, chiudo, gli strumenti dell'informazione, anche il cellulare che ogni ragazzo ha in mano, consente di raggiungere un tal numero di informazioni che con un pizzico di buona volontà in più, secondo me, chi ne ha davvero voglia può capire davvero l'importanza del voto. E poi a questi ragazzi, chiudo davvero, che erano tutti di Milano, io ho detto a loro di dire agli amici che non volevano votare che li avrei portati io una volta alla settimana, facciamo un tour, li porto io a Trenno, a Milano c'è al parco di Trenno un cimitero di guerra del Commonwealth in cui ci sono 421 giovanissimi soldati alleati che sono morti per darci, ne ho parlato prima, questo privilegio della libertà. Io credo che se tanti ragazzi venissero a vedere quel cimitero ne uscirebbero un pochino più consapevoli di quanto non siano oggi. Penso che su questo Federighini abbiamo trovato un accordo. Sì, sicuramente, ma la prassi è al di là del web, al di là del wifi, delle cose, la pratica sul territorio, gli incontri, la pratica, e poi vedere, ok, vado a votare, ma a cosa mi serve materialmente nella mia vita tutti i giorni? Sì. Deve crearsi questo legame materiale, altrimenti si perdono. Grazie Enrico Federighini, e grazie anche a Marco Bestetti. Grazie a voi e buon pranzo. No, noi ci vediamo dopo la pubblicità, parliamo di calcio tra poco.